a un lavoratore di un ospedale dell'azienda ospedaliera di Melegnano, Corsini Pierluigi. Grazie. Allora provo a dire anche velocemente, ma con forza, due ragioni perché è giusto essere qui oggi. Per me è lavoratore pubblico e provo a dirle, provo a incorniciarle negli interessi generali che qui oggi magnificamente sono rappresentati da tutti noi. Guardate, questo è importante perché se c'è una cosa che veramente il governo Berlusconi ha fatto in tutti questi anni è quello di dividere i lavoratori. Noi oggi siamo la testimonianza che qui assieme possiamo dire un forte no a questa becera politica. Due cose, quindi vado veloce. La prima, vi è stata la sottoscrizione di un accordo separato anche nel pubblico impiego e vi è il proposito fermo di questo governo di limitare l'azione della RSU riducendo le competenze contrattuali. Quando un accordo è dubbio o contrastato, è necessario che le decisioni siano affidate al confronto con i lavoratori rappresentati. Non dobbiamo avere paura di dividerci sulle cose, ma dobbiamo avere molta paura che queste divisioni, non venendo mai a sintesi, possano essere usate come sono state usate strumentalmente da chi non fa sicuramente i nostri interessi. C'è una vera richiesta in questo paese oggi di democrazia reale, di democrazia partecipata. Questa è una domanda che noi dobbiamo sostenere e che nessuno può permettersi di eludere. Un'altra cosa, ed è la cosa economica che non possiamo anche noi lavoratori pubblici dimenticare. Questo governo ha impoverito il mondo del lavoro, abbandonandolo alle derive della crisi economica. Noi saremo senza contratto fino al 2013. Le famiglie italiane sono sempre più povere e colpire la pubblica amministrazione con tagli indiscriminati è colpire il benessere delle famiglie italiane. Invece il lavoro pubblico può e vuole essere garanzia di diritti fondamentali della Carta Costituzionale per tutti. Una scuola di qualità, abbiamo sentito anche prima molto bene, una sanità di qualità che sappiamo fare, asili nido accessibili, i servizi per il disagio, la povertà e l'esclusione sociale, i servizi di cittadinanza. A tutto questo noi oggi siamo assieme a tutti voi. Io vado a conclusioni e mio figlio mi ha chiesto di farle lui le conclusioni perché è giusto. Bravo! Concludo il mio intervento con una consapevolezza. Davanti a questa piazza gremita, oggi ancora una volta abbiamo la prova che il mondo del lavoro e delle CGIL arrivano le proposte autentiche, chiara ed efficaci di chi usa dare dignità alla politica nell'interesse generale dei lavoratori e del paese. Grazie. Grazie.